Buongiorno, buonasera e bentornati a Velocity Radio. Siamo qui oggi insieme a Chiara Sartori, lei fa l'attrice, ma oggi ci parlerà del progetto Bolzanis. Buongiorno Chiara. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sono super felice di far parte di questa nuovissima radio e di provare questa favolosa bicicletta. Partiamo! Buongiorno Chiara, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Tu appunto ti sei occupata in questo recente anno, correggimi se mi sbaglio, di questo progetto Bolzanism. In che cosa consiste? Raccontami un po'. Allora, io sono entrata a far parte del progetto quando era già stato avviato. È stata un'idea di Cooperativa 19, Campo Marzio, e poi sono stati supportati anche da Teatro Cristallo e dal Centro Giovani Cortocircuito. Il progetto Bolzanis nasce all'inizio per conoscere un po' la periferia, la realtà non centrale della città, per avere un occhio diverso sulla città appunto. E quest'anno avevano deciso di partire a fare un museo però diverso, un museo fatto da persone che raccontano. Quindi hanno aperto questo bando, hanno selezionato un po' di ragazzi, poi c'è stato il Covid, ci sono stati un po' di rallentamenti, ma giugno praticamente abbiamo iniziato le prove. Il testo è stato scritto da Flora Sarrubbo dopo aver intervistato sia le persone del quartiere sia gli architetti, che ha fatto proprio una ricerca storica su come è nata questa parte di Bolzano, la parte della periferia. Noi ci siamo occupati da praticamente il Teatro Cristallo fino alle semirurali. Semaforo superato. Chiaro, appunto vi stavi raccontando di Bolzanism. Volevo chiederti, questo progetto qual è il suo obiettivo? Io penso anche un po' alla rigenerazione urbana, a raccontare questi quartieri un po' forse lasciati in disparte. Anche. Assolutamente, ma prima siamo in via Piacenza e c'è la seconda semirurale rimasta con la R un po' moscia, che è questa qui, sulla destra, ed è l'unica semirurale oltre al museo delle semirurali. Sono cose interessanti che tu giri in città e non ti rendi conto che ci sono queste piccole perle o luoghi particolari perché sei abituato a vederli. E infatti questo progetto è sì, più che rigenerazione urbana, è come ridare non una dignità, però un ruolo diverso alla periferia. A Bolzano si dice vado in città per dire vado in centro, perché appunto la periferia non viene tanto considerata. Sei abituato a vedere magari case che ti sembrano più brutte, se si può dire, di altre, o che non sembrano solamente ammassate una sull'altra, ma quando capisci il progetto che c'era dietro assume tutto un significato differente, come questa curva. Quando capisci che stiamo cambiando strada assume un significato differente. Strada. Probabilmente poi il progetto si allargerà ad altre zone della città. Questa volta era, diciamo, circoscritta sia per le possibilità che avevamo sia per provare, perché è sempre difficile proporre qualcosa di diverso in una città. Infatti una volta che hanno costruito il baracchino davanti al il baracchino, la casetta, la sede del museo davanti al teatro, e i primi sguardi erano un pochino perplessi, cioè curiosi, che cos'è questa cosa, cosa significa un museo. E poi un museo, tutte le immagini con, non so, dei quadri, dei dipinti, comunque all'interno di un edificio, non un museo a cielo aperto. In altre città europee magari è più facile. Qui è proprio la prima volta. Oh, ok. E appunto, magari per chi ci segue da casa non lo sa, ma adesso noi stiamo un po' ripercorrendo con la bici alcune delle tappe che voi siete andati a scoprire con Bolzanis, giusto? Esattamente. Partiamo dalla fine, siamo al contrario. Siamo arrivati alle semirurali, che è il parco che conoscono tutti, ma che noi salteremo allegramente, perché una parte che a me ha colpito tantissimo è il blocco Zögler, che da quello che ho capito neanche tu sai qual è e dov'è. No,
esatto, io non so dov'è, infatti mi guiderei tu completamente, come prima che sto andando da una parte, in realtà dovevamo andare dall'altra. Perfetto, no, già dall'interno del parco si può vedere che c'è la parete di una casa ondulata, quella è la parte diciamo esterna del blocco, è particolare perché l'architetto ha costruito tutte le piazze, tutti gli spazi, partendo non dalle case, ma dallo spazio vuoto. Quindi ha disegnato, non so, una piazza a semicerchio e intorno ha costruito l'edificio che seguisse quel contorno. Quindi anche le pareti all'interno delle case non sono quadrate con gli spigoli, ma hanno delle parti rotondeggianti. E qui dove dobbiamo andare per raggiungere questo posto? Dritto, dritto, superi, okay, l'entrata del parco. Ok. E subito sulla destra troviamo. In ogni caso a fianco al parco c'è l'altra semirurale. Se si pensa che a Bolzano ce n'erano un'infinità e le hanno buttate giù praticamente tutte, tranne queste due, per costruire il nuovo quartiere. Ecco, vediamo già la parte rotondeggiante del retro della casa e noi entriamo lì, cioè via Bari 1-9, esatto. Ok, va benissimo. Allora, ci entriamo proprio. Ok. Vai subito nel... bravo, vedi Omar. Esattamente. Questa è una parte a semicerchio, come vedi. Mm-hmm. Ma se noi andiamo a fianco a quella struttura giallina, che era un asilo, poi un bar, poi adesso non si capisce che cosa sia, e il povero architetto Zogler è stato anche praticamente denunciato per non aver utilizzato bene questa struttura. Di là, di là, di là! Ce la stiamo facendo. Se passi okay. In mezzo a queste due case... Ci passo, entriamo ci passo. Con grande stupore nella piazza più tonda di Bolzano, che è un cantiere in questo momento, ma se guardi in su è un cerchio perfetto. Stiamo percorrendo proprio la circonferenza della piazza. Ovviamente sono tutte strade che prima di Bolzanese non avevo mai fatto, perché o conosci qualcuno che abita all'interno di questi blocchi, di questo quartiere, non è che c'è una motivazione per andare a visitarlo. La cosa interessante per me è stata anche vedere la città dall'alto. Quando vai a fare le passeggiate del Guncino a Santo Svaldo hai la possibilità di riconoscere proprio alcune cose, no? Solitamente vai in cima e cosa cerchi? Casa tua. Basta. Invece... vedi la piazza rotonda, vedi le inglesine che sono adesso qua accanto di noi, che sono tantissime, sono, se non sbaglio, 400 alloggi. E... sono tantissime. Io ero convinta, quando passavo di qui, fossero solamente la prima linea di case, ma entrando è un labirinto. Sembra un villaggio turistico perché sono tutte piccole casettine simili tra loro col giardinetto ed è stato bello durante le varie visite perché le persone ci riconoscevano e facevano un po' parte anche loro del nostro spettacolo, della nostra visita. Quindi c'era una signora che ogni volta, ah siete tornati, che cosa bella, sì queste sono le inglesine, proprio casa mia. Quindi fa anche piacere perché senti proprio la vicinanza anche. Che è una cosa diversa rispetto a un museo in cui uno ti spiega la storia e tu non è, a meno che tu non sia uno storico, non è che interagisci e dici ah no è giusto, ah no è sbagliato. Invece qui gli abitanti del quartiere avevano la possibilità di dirci guardate che state dicendo una cosa che non è vera o lo sapevate che ad esempio il blocco Alcatraz, che è l'81 questo qua a fianco, questo è Alcatraz veniva chiamato perché sembra quasi una prigione. Ci hanno detto che veniva chiamato anche Legoland, perché tutte le parti erano state dipinte di diversi colori. Ma se vuoi invece delle inglesine, possiamo entrare anche da questa parte. Ok, di qua? No, questo è un garage, la sala dopo. Ok, sì, dove c'è anche il centro giovani Charlie Brown. Entriamo di qua quindi? Sì, penso che si possa entrare. Ma l'abbiamo sempre fatta a piedi, non sono mai andata in giro con un tandem, quindi tutte le misure... Qua abita mia nonna, quindi la conosco, visto. Quindi si può entrare all'interno. Sì, questo sì. È il blocco dell'81, costruito da Carlo e Monino. La cosa divertente è che ho scoperto che era il figlio di Piacentini. No, Piacentini era colui che ha pensato, diciamo, di costruire
tutte le semirurali per portare la popolazione italiana a Bolzano, perché lo scopo era arrivare a Bolzano a 100.000 abitanti e si cercava che tanti abitanti fossero italiani perché la maggioranza era tedesca. Allora hanno costruito le semirurali, che poi sono state abbattute dal nipote di Piacentini, Carlo Immonino, per costruire questo lotto gigantesco. Immaginate la faccia delle persone che si sono ritrovati a vivere qui. Se ci fermiamo qua in mezzo a questi due cerchi che sono dei garage, possiamo vedere di fronte a noi proprio, cioè di fronte a noi di lato a sinistra, questa struttura, che è una stecca, ha dato il nome praticamente all'intero quartiere. Ed è strano perché io l'ho sempre visto come una struttura brutta, ma se vai a pensare che era stato costruito per creare questo spazio interno e anche all'interno dell'edificio è pieno di luoghi in cui la gente si può ritrovare, dà un nuovo significato alla struttura invece che dire semplicemente può piacere o non piacere. Buongiorno. Buongiorno. Capisci il perché l'hanno costruita? Sì, beh, appunto, perché un po' anche, se mi correggi, ma mi sembra un po' brutalista anche. Sì, è molto d'impatto in più. A me sembra addirittura una piscina, perché tutto quel vetrocemento così la vedi solamente quando vai a nuotare. Quindi questo dall'alto lo vedete come una U con in mezzo una stecca. Da se... che parte andiamo ora? Di qua? Di qua, ok. Io non so destra e sinistra, questo potrebbe essere un problema. Ah, sei in buona compagnia. Capisce abbastanza, penso. Appunto, tu continui un po' a dire, lo possiamo vedere dall'alto, no? Sulla pagina anche web di Bolzanismo, infatti, ci sono tutte queste panoramiche. Assolutamente, no? Che aiutano trovare tantissimo a comprendere com'è strutturata la città. In più vi invito a seguire la pagina e il sito, perché ci saranno novità a breve. Speriamo. Ok, perfetto, siamo usciti. Adesso vi porto a vedere il blocco delle case a stella, le case stellari. Se vedi già la forma della casa è un po' strana. Non si vede bene dal basso e la cosa anche interessante è che entrando in questi cortili, io continuo a dirlo ma durante le visite non li ho mai visti, ci sono anche i pappagalli, come sul talvero in via Twille che ci sono le colonie. Anche qui, se vi capita di passare, dobbiamo andare adesso a destra, ma andiamo sempre verso i cantieri, evidentemente è la nostra caratteristica. Questo mi sa che sta tagliando l'erba però. Ah, ok, beh, possiamo vedere l'aeroplano che salutiamo passando, perché questo è stato costruito dall'ingegnere Walter Veneri. Posso fare una parentesi? Durante le visite abbiamo incontrato un milione di cantieri e il disboscamento delle foglie e rasavano il prato e passavano le macchine, c'erano traslochi, quindi fa parte proprio dello spirito di Bolzanismo incontrare ostacoli. Beh, chiaro, sono anche un po' i suoni. Mi fanno un po' paura. Sono anche un po' i suoni della città, no? È chiaro che quando si fa un'intervista in giro così è normale. Ci sono suoni di macchine, di fiumi, anche quando si porta un progetto come il vostro. Assolutamente. O i vicini che ci urlano di stare zitti. Anche questo faceva parte. Chiaro, chiaro. Alle nostre spalle sì, c'è il... L'aeroplano di via Milano. Esatto. Beh, io ti ringrazio te, ringrazio il Teatro Cristallo, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a Bolzanismo per questa bellissima. Assolutamente, anche Campo Marzio e Cooperativa 19, che sono un po' gli inventori di Bolzanismo. Vi rinnovo l'invito a seguirli su tutte le pagine che hanno, su Facebook e sul loro sito, per le novità e di provare in casa il prossimo anno, perché sono uno spettacolo anche comico e divertente, quindi non ve ne pentirete. Perfetto, quindi grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!